Una vita loca! Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Primo commento ragazzi, il nuovo link della pagina Instagram di Team Maglie Calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Descrizione video ragazzi, Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo. Tutti i miei social e il gruppo Telegram, in questi giorni torniamo un po' più attivi perché più o meno l'influenza mi è passata, fra poco sto andando in palestra, quindi si torna a ballare. Allora ragazzi, giusto un paio di notizie stamattina perché viene fuori qualche nome diverso rispetto alla settimana scorsa. Allora, partiamo però da Chukwueze e Reinders. Allora, sono i primi due obiettivi del Milan. I primi due obiettivi del Milan, Reinders, che rimane un obiettivo concreto, e l'obiettivo più vicino ad arrivare nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Milan sta trattando con gli intermediari della Z Ekmar per cercare di raggiungere i 25 milioni richiesti dalla squadra olandese. Il Milan come sempre fa la valutazione del giocatore, se si sfora da quella valutazione il Milan cambia semplicemente obiettivo. Il tempo c'è, chiaramente il centrocampo Stefano Pioli lo vorrebbe prima, in questi giorni di inizio raduno. Oggi ore 14:30, prima conferenza stampa del nostro allenatore. Cercheremo di capire quali sono gli obiettivi, cercheremo di capire quale potrebbe essere l'aspetto tattico della prossima stagione, cercheremo di capire tante cose. Ma andiamo sui nomi nuovi, e primo fra tutti viene fuori il nome di Teremi del Porto. Allora ragazzi, la situazione è questa. Chukwueze, partiamo da Chukwueze. Chukwueze rimane l'obiettivo extracomunitario del Milan. Però il Villarreal sta facendo muro di fronte alle offerte del Milan. Il Milan offre 25, massimo 30. Il Villarreal ne vorrebbe 35-40. Allora, io penso che il Milan alla fine possa chiudere il giocatore perché è il vero obiettivo di mercato di questa stagione e soprattutto il giocatore per il quale il Milan vorrebbe spendere l'ultimo slot per l'extracomunitario. Attenzione ragazzi, che la trattativa Chukwueze si sta prolungando anche per via del fatto che il Milan deve far ancora uscire un suo extracomunitario per far arrivare Chukwueze. Quindi si sta lavorando in uscita per Junior Messias e anche per Vasquez. Junior Messias direzione Torino, ma anche il Bologna sul giocatore. Chiaramente col Torino si potrebbe incontrare anche con l'innesto di Singo più qualche soldo al Toro per il giocatore. Al Milan piace tantissimo Singo. Allora, se il Milan non dovesse arrivare a Chukwueze, allora chiaramente cambiano le strategie perché si sta valutando sulla destra Isaksen e Bakayoko. So che sentendo questo nome tanti tifosi del Milan possono rabbrividire, ma non è il Bakayoko del Chelsea, è il Bakayoko del PSV Eindhoven, un giocatore di fascia destra, un giocatore molto offensivo anche lui, le caratteristiche sono molto simili a quelle di Chukwueze, chiaramente Chukwueze ha uno status un po' più importante rispetto a questo Bakayoko. Ma arriviamo all'attaccante, ragazzi, perché questo sarà il nodo cruciale del mercato del Milan. Il Milan sta valutando tanti prospetti. Primo fra tutti quello di Teremi. E l'altro giorno Carlo Pellegatti lo aveva anticipato. Teremi, giocatore del Porto, un giocatore molto simile ad Olivier Giroud. Chiaramente se il Milan farà Teremi, ci si potrebbe aspettare anche l'innesto di un giocatore più giovane.
giocatore più giovane, visto comunque un ingaggio non tanto elevato da parte di Teremi, un prezzo che comunque si aggira intorno ai 20 milioni, il Milan potrebbe andare anche su un altro giocatore. I nomi sono tanti e quindi quando ci sono tanti nomi potrebbe venire fuori che nessuno di questi è quello reale. Il Milan potrebbe star lavorando su qualche giocatore che ancora non è uscito e ancora non sappiamo. Ragazzi, ieri pomeriggio abbiamo fatto una live con Mario e ieri vi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che su questo canale nessuno è condizionato da qualcun altro. Ieri Mario ha espresso le sue opinioni, è sembrato molto titubante a qualcuno, ho visto qualche messaggio sul gruppo Telegram parlando proprio della diretta, un Mario molto pessimista. No ragazzi, Mario non è pessimista, Mario è un ottimista di natura, però chiaramente è rimasto un po' scottato da alcune scelte di questa proprietà. E chiaramente oggi sappiamo tutti ed è evidente che il Milan sia più debole della scorsa stagione. Chiaramente, ma non tanto per i giocatori che sono arrivati, quanto per il doversi amalgamare di questi giocatori, quanto per il dover cercare di entrare in un sistema di gioco. Attenzione che ieri abbiamo parlato un'altra volta di aspetti tattici. Chiaramente, se il Milan diventasse più offensivo con l'innesto di alcuni giocatori sulla tre quarti, Stefano Pioli potrebbe realmente pensare di iniziare a gestire un centrocampo a tre. Centrocampo a tre perché ieri ne abbiamo parlato in maniera così importante con Mario? Perché intanto un centrocampo a tre è più nelle corde di praticamente tutti i centrocampisti, hai meno compiti tattici in un centrocampo a tre muscolare piuttosto che con due mediani e il trequartista davanti. Chiaramente Stefano Pioli è un allenatore intelligente e sa che in questa stagione qualcosa bisogna fare a livello tattico, qualche soluzione bisogna trovarla, soprattutto con le squadre chiuse e soprattutto con tutte quelle squadre che negli ultimi due anni ci hanno creato problemi, perché attenzione, anche nel 2022, anno dello scudetto, il Milan contro le squadre piccole e contro le squadre chiuse ha avuto qualche problema. Poi chiaramente la forza di Rafa Leao e l'imprevedibilità data da alcuni giocatori ci hanno risolto spesso le partite, cosa che non è accaduta nella scorsa stagione. Nella scorsa stagione eravamo troppo leggibili quando le difese erano schierate. Questa stagione Stefano Pioli vorrebbe creare un Milan molto più imprevedibile. E l'imprevedibilità che cosa te la dà? Sicuramente te la danno dei giocatori più offensivi, sicuramente te la danno dei giocatori con una qualità tecnica molto più alta, e su questo il Milan ci sta lavorando bene, perché attenzione ragazzi, noi possiamo dire di Pulisic, possiamo dire che a livello fisico dobbiamo vedere come andrà. Però ragazzi, la qualità di questo giocatore è indiscutibile, il lavoro che fa tra le linee questo giocatore è indiscutibile e la forza mentale di questo giocatore è indiscutibile. È un giocatore che pur a fatica si è comunque rialzato da un periodo brutto. Ha fatto un mondiale non indifferente Christian Pulisic e io sono convinto che sia l'innesto giusto per il Milan. Ieri abbiamo parlato anche dell'aspetto prettamente che al tifoso interessa meno, quello economico. Pulisic è proprio il classico acquisto di una proprietà americana, di americani che si approcciano allo sport. Pulisic, giocatore più influente che c'è in America, faccia televisiva, faccia mediatica, e il Milan lo prende anche per quel discorso. Poi chiaramente Christian Pulisic è un giocatore che al Milan ha l'obbligo di far bene, ha un giocatore che il Milan può riprendere, un giocatore che in Italia può tornare ad essere quell'ira di Dio che abbiamo visto al Borussia Dortmund e in qualche sprazzo di Chelsea. Stesso discorso vale per Loftus-Cheek. Loftus-Cheek è un giocatore che in Italia, se fisicamente sta bene al 100%, può essere un upgrade importante nel centrocampo del Milan. Attenzione, allora, Pulisic prende il posto di Brahim Diaz, Luca Romero è un'alternativa a Christian Pulisic e a Brahim Diaz, Loftus-Cheek è il giocatore che sostituisce Tonali, più o meno,
Loftus-Cheek è il giocatore che va a rimpiazzare quei giocatori che non avevamo preso nella scorsa stagione, ovvero Frank Essie, ma a livello numerico è il sostituto di Sandro Tonali. A livello numerico Loftus-Cheek, pur giocando in maniera completamente diversa da Sandro, è il sostituto di Sandro Tonali. Va via Sandro Tonali, entra Loftus-Cheek, va via Brahim Diaz, entra Pulisic. Chiaramente l'innesto di Reinders sarà quello che andrà a sostituire quantomeno all'inizio Ismael Bennacer, perché vi ripeto ragazzi, Sandro Tonali ormai non è più un giocatore del Milan, è inutile continuare a parlare di Sandro Tonali. Oggi il vero problema del Milan è l'assenza di Ismael Bennacer, e io ieri ho detto una cosa che penso e continuo a pensare. Allora, sostituire a livello tattico Sandro Tonali è molto più semplice che sostituire a livello tattico Brahim Diaz, Ismael Bennacer. Ed è per questo che mi penso sempre di più che Stefano Pioli possa adottare un centrocampo completamente diverso, più assimilabile dai giocatori che abbiamo, perché comunque sono tutti giocatori che a tre hanno sempre giocato. Poi sono adattabili o possono giocare anche in un centrocampo con i due mediani. Però in questo momento la soluzione migliore, più semplice, più veloce è proprio quella del centrocampo a tre, perché il centrocampo a tre è il centrocampo più semplice da gestire per i giocatori. Poi con l'andare del tempo Stefano Pioli potrà anche far assimilare un gioco completamente diverso. In questo momento ragazzi il centrocampo del Milan è composto da Loftus-Cheek, Christian Pulisic, se lo vogliamo inserire comunque fra i centrocampisti, perché comunque è quello che potrà, che è il ruolo di Christian Pulisic, non è come quello di Brahim Diaz. Christian Pulisic è un giocatore che già parte un po' più da lontano rispetto a Brahim Diaz, è il giocatore che va a sostituire un po' quel lavoro che faceva Çalhanoğlu qualche anno fa. Loftus-Cheek, Christian Pulisic, se arriverà Reinders. E poi ragazzi, il Milan ha ancora qualcosina da fare, sicuramente uno o due innesti il Milan li deve fare assolutamente. Si parla di Højlund, si parla di Samardžić, si parla di Musa, però secondo me il Milan ha altri giocatori che sta valutando, e sono convinto che ragazzi prima della partenza degli Stati Uniti il centrocampo sarà formato con tutti i suoi effettivi. Poi chiaramente ragazzi mancano 50 giorni a fine mercato, c'è il tempo di fare l'esterno e l'attaccante, che sono due ruoli un po' più semplici nello scacchiere tattico di Pioli. L'attaccante è l'attaccante, deve fare gol, e l'esterno comunque se è bravo ed è un giocatore importante, comunque l'esterno lo sa fare. Niente ragazzi, allora le notizie stamattina erano questi, i pensieri erano questi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ricordate su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, ciao a tutti.